Gloria al nome del Signore, alleluia. Sia lodato il nome del Signore, siamo qua nella città di Rimini, in questo grande mercato, a predicare, ad annunciare l'Evangelo della grazia di Gesù Cristo, del nostro Signore, nostro Salvatore. A Lui sia tutta la lode, l'onore e la gloria, intercedete e pregate, Padre. Alleluia, pregate, fratelli, finché la parola del Signore possa compungere i cuori. Gloria al tuo nome. Amate il Signore, cercatela con tutto il cuore in questo giorno. Oggi è un giorno benedetto. Alleluia. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Cercate il Signore, Gesù Cristo. Alleluia. Benedetto sia il tuo nome in eterno. Benedetto sia il tuo nome, Padre. Compungi, Padre, con la parola, Signore. Il cuore, Signore. Oh, Signore, tocca il cuore nel profondo. Benedetto sia il tuo nome eterno, Padre. Alleluia. Non si nomina il nome di Dio per noi. Benedetto sia il tuo nome. Alleluia. Metti potenza in questa parola, Padre. Convertitevi, chiedete perdono nel nome di Gesù. Alleluia. Piegate le ginocchia nella vostra cameretta. Piegate le ginocchia, solo Gesù salva. Solo Gesù Cristo vi salva. Misericordia, Padre, per queste anime che ogni giorno smarriscono, Padre. Alleluia. Abbi pietà, Padre. Ti imploriamo nel nome del Signore Gesù, alleluia. Ah, misericordia, Padre. Alleluia. Bene. Gloria, gloria, gloria. Se non hai accettato Gesù nella tua vita, perciò convertitevi nella vera salvezza che si chiama Gesù Cristo. Amen, alleluia. Abbiate fede nel Messia, il vivente tra i viventi. Egli è asceso ancora per raccogliere la speranza eterna. Egli ha mandato i suoi servi per mandarvi un messaggio di speranza, perché dai tempi di Noè e di Mosè egli era presente. Il suo forma spirituale era presente, perché il dono di Dio si chiama Gesù Cristo. Amen, alleluia. Perché Dio così tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figlio per noi. Beati quelli che lo hanno ricevuto. Abbiate fede in Cristo Gesù. Ma se tu la tua richiesta di tutto sappia bene, che in ogni luogo dove c'è la figura di Dio, sei condannato all'inferno, sei condannato alla terra. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Alleluia. Ma ne hanno rinnegato la potenza. Molti ti parlano di un Dio e ti danno il nome di un Dio e ne hanno rinnegato la potenza. Alleluia. Ma la vera gloria è Gesù Cristo. Il vero dono di Dio è Gesù Cristo. La vera speranza eterna è Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore. Alleluia.
Benedetto. Benedetto, stai registrando. Sì. Gloria a Dio. Alleluia. Tienilo un po', alleluia. Occhio quel pulsante. Amen. Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Amen. Chiunque viene a me non perirà ma avrà la vita eterna. Noi crediamo a questo Gesù che l'Evangelo ci ha fatto conoscere. E oggi siamo qua in obbedienza a questa stessa parola, a proclamare il Gesù Cristo, il Salvatore, il Messia, quello che è venuto un giorno, qua in mezzo ai uomini. Gesù Cristo che un giorno morì per poter dare la liberazione a tua anima, per poter perdonare i tuoi peccati. Pensate il Signore, pensate il Signore, oggi è un giorno benedetto, dice il Signore. Ogni volta che te odi la predicazione del Vangelo, all'evangelista, quelli che predicano la verità per le strade, quelli che non fanno nessuno. È un giorno benedetto, perché la tua anima ha la possibilità di ricevere la salvezza. La tua anima ha la possibilità di spezzarsi le catene del male. Amen. È per questo che c'è bisogno di ponere la fede in Gesù Cristo soltanto. Amen. Amen. Nel libro degli Atti degli Apostoli, amen, la parola, amen, l'Evangelo disse che in nessun altro, amen, c'è la salvezza. Non gli è dato agli uomini un altro nome per cui devono, amen, essere salvati. Amen. Solo il nome di Gesù Cristo. Per questo io vi imploro nell'amore del Signore, cari cattolici, cari musulmani, abbandonate le false religioni, avvicinatevi al, amen, Signore Gesù che può salvare, amen, la vostra anima. Abbandonate, convertitevi nel nome di Gesù, piegate le ginocchia a Lui, salvatevi. O cammino la vostra fede con timore e tremore, dice la parola di Dio, ponendo la vostra fede solo nell'Evangelo e la parola di Dio. Allontanatevi dall'idolatria. L'idolatria porterà la morte la vostra anima. Amen, alleluia. Porterà la vostra fede in una delusione, perché l'idolatria è un abominio davanti agli occhi di Dio. La, amen, parola di Dio disse nel libro del Levitico: chi fa le sculture, andiamo avanti fratello, di ferro, di gesso, di pietra e si prostra per adorarli, si chiama un idolatra. E questo è un abominio davanti agli occhi di Dio. Chi si adora le statue, le immagini, sarà vomitato dalla bocca di Dio, dice la parola di Dio, cari. Chi si predica un falso Vangelo, dice, al di fuori di questo, la Bibbia dice sia anatema, sia maledetto, perché la verità è in Gesù Cristo soltanto. Amen, alleluia. E noi predichiamo la parola di Gesù, il Messia, amen, che un giorno morì sulla croce per dar la vita, amen, a te, amen, per dar la vita a te e dar la speranza. Tanti, cosa urli, noi stiamo lavorando, tanti, non urlare che devo parlare anch'io, non solo te, Signore Dio. Tanti dicono Signore, Signore, ma non entreranno affatto nel regno dei cieli, cari. Amen. Non vi adirate di fronte alla predicazione dell'Evangelo. Amen. Adiratevi di fronte alla malvagità del vostro cuore, che avete, amen, bisogno di essere liberati. Amen. Avete bisogno di essere salvati. Il Signore vi sta visitando in questo giorno. Non rivelate, non rivelatevi, amen, ma cercate il Messia, il Signore, il Salvatore, non solo di pane, dice la Bibbia, l'uomo vivrà, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E oggi gli uomini sono tanti indaffarati di guadagnare, di mangiare, di sgozzarsi, di camminare nelle perversità, ma il Signore disse: oggi la mia parola ti